Una legge di bilancio con luci ed ombre, soprattutto un'ombra pesante perché a seguito del rischio di una sanzione europea si va a cancellare l'esonero per i pensionati residenti all'estero, possessori di un immobile in Italia, l'esonero dell'IMU, il che significa che a partire dall'anno prossimo tutti gli italiani all'estero, compresi i pensionati, dovranno ricominciare a pagare l'IMU. Come Italia Viva siamo stati lasciati soli su questa battaglia, ci sono responsabilità purtroppo, e d'altro lato positivo il fatto che si è finalmente ripristinato il Fondo Cultura con delle risorse, quindi quel fondo che avevamo istituito col governo Renzi a favore appunto della promozione di lingua e cultura, sia pur con risorse modeste, però è stato ripristinato. Questo ci aiuta per gli anni a venire, per rimpinzare appunto queste importanti risorse. Alcune risorse anche per Comites e CGIE, quindi gli organi di rappresentanza di base, per i corsi appunto di lingua e cultura. E poi, molto positivo, abbiamo evitato che ci sia il raddoppio dei costi per le domande di cittadinanza. Dunque, una legge di bilancio appunto con alcune note positive, ma purtroppo anche con diverse note negative, sulle quali possiamo e speriamo di riuscire a intervenire prossimamente. Ma per il momento purtroppo bisogna mettersi nell'idea di ricominciare a pagare l'IMU.